Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti nella doppia play e review di Spinazzola e di Sterling SBC. Però prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Sei stanco di avere la squadra scarsa? Vai su FIFA Coin, link e codice coupon qui in descrizione, seleziona l'ammontare delle monete richieste, la console, scegli la quantità, usa il codice NMF per un 5% di sconto. Link e codice coupon qui in descrizione. Prato sostituito Zinchenko, radioattivo, 5 di piede debole, 4 di skill, anche lui, come Sterling, forse un po' a tutti è andata questa caratteristica. È un terzino sinistro, comunque tutto sommato bravissimo sotto l'aspetto della velocità, può fare il terzino sinistro, la sinistra avanzata e l'esterno sinistro. Forse tra questi tre ruoli, il ruolo che filino li si addice meglio è l'esterno sinistro, perché come terzino ha delle difficoltà in fase di fisico, in fase di resistenza, in fase di forza, anche un pochino nella fase difensiva, però questo viene sopperito dalla Front A Plus che gli permette di aumentare la velocità massima di affronto in corsa, velocizza notevolmente la transizione da affronta a scatto, quindi con L2, diciamo, quella cosa così, no? L'L2 e lo scatto è una transizione molto veloce. Sotto l'aspetto invece di altre qualità, quali velocità, dribbling, passaggio, ci siamo a pieno per praticamente un esterno. Il dribbling invece un po' meno sotto l'aspetto dell'equilibrio e della freddezza, ma onestamente ci importa un po' poco la freddezza. Il passaggio può essere utile per evitare, magari se stiamo facendo un po' di melina, perché chi cacchio non la fa la melina, qualcuno lo fa e io lo faccio ogni tanto, perché devo negarlo, può tornare utile fare la melina. Come altre qualità nel tiro niente di eccezionale. Come alternative nella Serie A sicuramente un bel Theo Hernandez, base, special, un po' come lo volete. Come indice di ibridabilità da 1 a 3 nella Roma, 2 più. Come prezzo siamo sui 30k, nemmeno elevatissimo, secondo me ci può stare dargli una prova. Ma venendo alle conclusioni per questa carta, il mio voto per lui è un 6.57 meno. Veniamo a Sterling, disponibile tramite SBC, provate tutte e due tramite le Foot Champions Weekend League. Sterling, provato come attaccante, non come esterno sinistro o alla destra o alla sinistra, perché mi piace di più come attaccante, onestamente. E in attacco con Fowler fanno tante cose. Lui è uno stile di gioco plus, il tiro potente. L'ho provato su un tiro dritto per dritto, è andato dritto per dritto e non è che ha fatto chissà che cosa. Nel SBC ha un costo comunque elevato, siamo sui 480k, anche qualcosa di più, dipende un po', stanno calando un po' i prezzi, dipende da chi avete nel club, se dovete comprare qualcosa. Sono 7 sfide da completare, richiedono 2 if, 2 squadre 87, 2 86 mi pare, o 3 86, 1 85, 1 84, insomma, bisogna completare con queste squadre. Ma lui è una carta che a me è piaciuta molto. Quel 5 di piede debole su di lui ci stanno bene, ci consentono di tirare di mancino di destro, di essere molto molto imprevedibile per l'avversario. Buonissimo sotto l'aspetto dell'accelerazione iniziale più che altro, non proprio dalla velocità massima, però poi con calciatore diventa più equilibrato. Il tiro è veramente ottimo, ha potenza, ha finalizzazione, ha posizionamento, ha tutti questi fattori utili per appunto tirare. Il passaggio non è nemmeno male, può fare il suo sotto l'aspetto del passaggio. Poi il dribbling è veramente incredibile, mi piace molto, perché riesce ad avere equilibrio, agilità, girarsi, rigirarsi, controllare la palla, dribblare, e anche con le skill o senza. Una cosa che aiuta moltissimo l'equilibrio è anche nel contrasto. Equilibrio e contrasto aiutano, nel senso che lui può essere un po' aggressivo, recuperare palle, rimanere in piedi grazie all'equilibrio e ripartire. Quindi questa è una cosa che può tornare utile, nel senso recupero palla, incisivo, grazie anche a un'aggressività strana che può essere più interessante in game. Come alternative nella Premier League, così con queste stats difficili anche da trovare, onestamente parlando, almeno qua su Football mi importa tipo Son, Son ci può stare, Diaz special anche volendo. Indice di ibridabilità da 1 a 3, sicuramente
E venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, è un 8.5, quasi un 9, 9, 9 meno, 9 meno. È un SBC da fare? Nì, nel senso, se non avete troppi fodder, no. Se li avete a buttare, sì. Se non vi interessa pagare mezzo milione per una carta non scambiabile, allora potete farlo tranquillamente. Però, diciamo, non è fenomenale, ma fa il suo dovere. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Così vi rispondo e vi ringrazio. Ciao belli.